c'è una nuova era, perché questa deve finire, lo vediamo. È evidente che adesso stiamo vivendo un'epoca di decadenza, una decadenza sia spirituale che materiale, che è la società, è evidente. Beh sì, ho vissuto intensamente a Genova negli anni 60 e 70, è stato l'unico periodo molto vivace, molto creativo, no? La nascita di critici importanti come Celant, l'arte povera che nasce a Genova con la Bertesca, c'era la Polena per i cinetici, i costruttivisti, ho conosciuto quasi tutti gli artisti. Contratto da Fontana, Manzoni, Capogrossi, Lam, Jorn, tanto per citare dei nomi, che mi è servito moltissimo nella mia formazione da artista, da pittore, perché io sono un pittore e mi qualifico come pittore. La pittura analitica effettivamente nasce in Italia, c'era precedentemente un predominio dell'arte concettuale. L'arte concettuale era proprio la negazione della pittura, nel senso che per l'arte concettuale la pittura era la decorazione, legata al concetto di decorazione e basta. Noi a questo ci ribelliamo, non è vero che anche la pittura può essere concettuale, nel senso non di conceptual painting all'americana, ma rifondare un linguaggio della pittura. Per me c'è solo un nome che è Klaus Onnes, non è stato mai firmato un manifesto, ma lui ha dato una traccia di che cos'è la pittura. L'importante erano i processi operativi, no? Azzerarli, cominciare che cos'è la campitura, che cos'è il gesto, che cos'è il segno, il punto, l'analisi di un linguaggio. La pittura analitica mi ha dato dei metodi. Cioè, ad esempio, per me era importante negli anni 70 usare solo colori e materiale industriale. Andavo sempre nei colorifici dove andavano in bianchino, per niente il bianchino e il mio lavoro erano molto vicini, proprio come processo lavoro. Il bianchino stende colori, dà tante mani di colori per coprire un grigio, un nero, un blu. Anch'io facevo queste cose, un fondo nero, 20 mani, ti fermavi un attimo prima, non era bianco assoluto. L'ultima mano la davi in un punto solo, che poteva essere una linea, una verticale, orizzontale, questo non aveva importanza allora, e diventava luce, cioè non era una luce voluta, ma la luce trovata. Adesso rimane questa metodologia di lavoro, però cosa ho scoperto? Ho scoperto che dal linguaggio, dall'arte in generale, è sparito il valore dei simboli. Cioè, ogni colore ha un valore simbolico. La perdita di queste conoscenze ha fatto che è impoverito l'arte. Caso strano, è l'impoverimento di tutta la società. Adesso abbiamo una grande tecnologia altissima, l'uomo invece sta decadendo. Lo yin e lo yang, uno va su, uno va giù, è proprio nella dualità. Ho viaggiato, ho cercato di capire, prima volevo capire chi ero, se trovavo altre strade di conoscenza, ma più che altro mi sono occupato di metafisica. Occupando di metafisica scopri la valenza dei simboli.
No, il discorso sull'alchemica è molto importante, no? L'alchimia dà dei valori simbolici ad ogni cosa, no? Ci sono le fasi, l'opera nero, l'opera rosso, l'opera albedo e via di seguito. La strada di indicazione è di conoscenza. Purtroppo l'alchimia, se dovrebbe dire alchimia, ma è finita, non si può più fare l'alchimista. Però il pittore è un po' un alchimista, nel senso che mescola colori, cerca cose. Però l'importante non è ricercare, è riguardare anche a ritroso. Perché usavano molto loro i pittori antichi, mica per estetica, no? Perché l'oro è simbolo di Dio, è simbolo dell'assoluto, è simbolo del sole, il sole è sempre simbolo di Dio. Per me il materiale pittorico è molto importante, è un materiale sempre povero, no? Per questo procedimento che è alchemico, ha un discorso alchemico, l'opera alchemica si comincia dall'opera nero, è il piombo, il primo elemento, è il più povero dei metalli. Deve diventare oro. Io uso materiali molto poveri, però proprio per questo procedimento che è alchemico diventa l'opera, cioè senza la presunzione di fare la grande opera, l'opera prima, no? Però vorrei avvicinarmi a questo concetto. L'età dell'oro, ecco, no? Io non lo intendo in senso estetico, io lo intendo in senso simbolico dell'epoca in cui viviamo. Nel senso che l'età dell'oro è l'età che verrà dopo la nostra. Adesso, secondo anche le Upanishad, i Veda, eccetera, eccetera, viviamo il cosiddetto Kali Yuga, come intendo, l'età del ferro, no? Così, l'età ultima. C'è stata l'età dell'oro, l'età dell'argento, e via di seguito, del rame, eccetera, l'età del ferro. Il ferro vuol dire chiudere questa manifestazione e aprirsene una nuova, che l'età dell'oro, se ricomincia dal capo, simbolo della spirale. Quello che io uso molto, i cerchi, cose, perché tutto va al centro, va al concentro, no? Per il centro. È quello che dobbiamo fare tutti, cercare un centro dentro di noi. Io più che ritmo parlerei di vibrazioni, perché è tutta vibrazione, no? L'universo è la vibrazione. L'universo dà delle vibrazioni musicali, le senti, i pianeti vibrano e c'è una musica cosmica. Se c'è una cosa che amo, proprio il rumore della Terra. Il rumore della Terra sembra un momento di meditazione Zen, Sufi, che è molto primario. E quello mi interessa la vibrazione. Se io prendo due pietre e faccio così, no? Non è né un rumore né un suono, è una vibrazione. La vibrazione deve andare sempre verticale. La vibrazione non va mai in basso. La vibrazione va solo in alto, sempre in alto. Anche la meditazione stessa è sempre un suono. Questo suono è una vibrazione che va sempre in alto, sperando che ci sia un eco che ritorni e ci tocchi. Continuo a dire, se un quadro è giusto, è anche bello. La maggior parte sento parlare sempre di estetica. Se andate allo studio di un pittore e vi parla solo di estetica, uscite fuori perché quello non è l'artista. Io sono di quell'avviso. Chiedete a un pittore che cosa vuol dire il suo quadro.